grazie Cosmo. Buonasera a tutti, sarò brevissimo. Intanto lasciatemi ringraziare, non lo faccio per retorica, la Regione Calabria e il Comune di Limbadi, perché abbiamo sempre un'accoglienza meravigliosa quando veniamo qui, e ripeto, non è retorica. In qualche modo questa storia testimonia un po' proprio il legame e l'affetto che consegue a queste, anche a questa bella accoglienza che sempre ci fate. Io ero circa 2 anni fa, se non ricordo male, appena insediato come vicepresidente nazionale, e Carlo Castellucci, che oggi è il segretario generale, mi portava a conoscere un po' il territorio della nostra grande associazione, e in quell'occasione, insieme al presidente regionale della ANPAS Calabria, passammo per Limbadi, e Carlo per primo si accorse che forse ci poteva essere una necessità in cui la nostra rete nazionale avrebbe potuto farsi parte attiva nel cercare di portare un aiuto, una soluzione a una consociata sul territorio, ed era appunto l'ambulanza. Come il presidente ha poco fa raccontato, poi la storia è andata avanti e nell'arco di un po' di tempo sono riusciti a realizzare questa piccolissima impresa. Ecco, io spendo 2 parole su queste piccole imprese, perché ANPAS è una realtà, l'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza è una realtà che parte proprio da quei caratteri, nasce da quei caratteri che i sindaci hanno evidenziato nei loro interventi, nasce dalle persone, nasce dalla solidarietà che si crea rispetto ai territori in cui si vive, delle persone che ci abitano, e si costruisce nell'arco di 150 anni, associazione per associazione, fino ad arrivare a circa oggi 1000 sedi associative in tutto il territorio italiano, che compiono ogni giorno gesti di solidarietà in sinergia il più possibile con le istituzioni locali. Sedi in cui sono ospitati migliaia di volontari, parliamo di oltre oggi 100.000 volontari in tutto il territorio italiano, 300.000 associati, soci che sostengono queste pubbliche assistenze su tutto il territorio, e sono persone che in ogni momento sono presenti nelle necessità dei loro territori, sono una risorsa, sono un valore sociale enorme, e hanno un potenziale che, come proprio chi mi ha preceduto negli interventi cercava di descrivere, un potenziale in continua evoluzione. Ci sono nelle piccole e nelle grandi emergenze, ci sono state nelle tante catastrofi che hanno interessato i territori delle nostre regioni. In Emilia, io stesso nell'ultimo terremoto emiliano sono partito nel primo contingente per portare soccorso, in Calabria in più di un'occasione, durante il terremoto del Centro Italia, e oggi ancora in questa grande pandemia lo sforzo dei volontari è stato enorme. Pertanto l'unico invito, l'unica cosa che mi sento di dire a tutti voi, che ringrazio ovviamente per la presenza, è: abbiate cura delle vostre associazioni sul territorio, abbiate cura delle vostre pubbliche assistenze, perché sono davvero una risorsa davvero davvero importante.